Con una piazza gremita a ballare sotto la travolgente musica del gruppo Mattea Music Band, si è concluso un altro grande appuntamento a Castelnuovo di Porto e la loro 13ª edizione della Sagra degli Gnocchi, svoltasi nel cuore del centro storico di questa realtà entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. E grazie all'impegno e al lavoro di tutta l'associazione culturale La Pleiade, che anche in questa nuova avventura ha fatto in modo che tutto questo fosse possibile. Gli gnocchi, il piatto principale proposto in questa bella serata organizzata dall'Associazione Culturale La Pleiade, ma non solo. Una sagra completa e ricca di prelibatezze enogastronomiche per ogni palato. E infatti, in tanti hanno sentito il richiamo di questa manifestazione per poter degustare questo piatto davvero unico, oltre alle tante altre proposte messe a disposizione nella serata. Una festa che, come al solito, ha richiamato una gran folla proveniente dalle zone limitrofe e la principale ragione del successo di questa manifestazione sta nella sentita partecipazione degli abitanti, un motivo in più per trascorrere una serata festosa, capace di coinvolgere ogni tipologia di pubblico. Bella, simpatica, gli gnocchi sono buonissimi, sono stati, sugo ottimo, cottura a puntino. Allora, innanzitutto si è mangiato molto bene. Sono delle manifestazioni importanti per il nostro paese perché sono sempre occasioni di aggregazione sociale, per cui assolutamente le benvenute. Bellissima, organizzata molto bene, veloce, bravi, ci piace. Ottima manifestazione, piacevolissima, si mangia benissimo, bella. Sicuramente è una bella serata, ho mangiato molto bene, gnocchi, arrosticini, patatine, salsicce. Alla grande, c'è tanta gente di tutte le età, c'è la musica, una serata diversa. Molto ben organizzata soprattutto, il cibo molto buono, sono della Roma quindi ci è piaciuto un sacco. Sì, sono d'accordo, è molto ben organizzato e poi è anche bello che si riuniscono diverse generazioni in un'unica manifestazione. È stato un grandioso evento che ha fatto scendere in piazza tutta la comunità cittadina di Castelnuovo di Porto, tanto che la manifestazione ha incontrato l'interesse e l'apprezzamento, oltre che dei tanti abitanti, anche quella del primo cittadino, sempre attento e favorevole a questo tipo di iniziative. Per noi è una grande occasione anche di rilancio turistico del paese, di prodotti enogastronomici che sono di queste terre, quindi per noi è un momento sicuramente di grande slancio del territorio e di promozione di questo territorio. Le associazioni sono bravissime, ormai siamo al 13° anno e quindi che dire, brava l'associazione Pleiade, ma soprattutto via Sagra di Gnocchi, cioè è veramente qualcosa di pazzesco. Romani, venite perché noi siamo uno dei borghi più belli d'Italia a soli 20 km da Roma. Quindi. È stata una serata indimenticabile, proseguita poi con le canzoni e i balli proposti da Mattia, Gabriele e dalla loro vocalist, Francesca Tirafili, dell'orchestra Mattea Music Band, che ha fatto divertire e ballare i numerosi accorsi nella centrale piazza, dimostrando che tale manifestazione sono motivo di grande aggregazione. Per noi questa sera è una straordinaria sorpresa perché abbiamo visto tantissimi giovani ma anche molte molte persone adulte, tantissimi straordinari bambini e hanno accolto noi con tanto amore, tanta energia e tanto affetto e per noi è stato un grande onore, veramente parlo dal cuore. Siamo veramente felici di fare parte di questa grande famiglia. Nella Sagra degli Gnocchi si esprime tutto lo spirito comunitario di Castelnuovo di Porto e l'accoglienza dei suoi abitanti. La principale ragione del successo di questa manifestazione sta nella partecipazione
degli abitanti che riescono a esprimere il meglio delle loro tradizioni. E ancora una volta va menzionato il lavoro di tutta l'associazione culturale La Pleiade nell'organizzare questa manifestazione, trasferendo in questo appuntamento gastronomico la stessa accuratezza e la stessa sapienza del gusto e la varietà dei sapori unici e autentici, consolidando e facendo registrare come sempre il giusto successo, con l'entusiasmo, di un'associazione che ha voglia di ripartire, di tornare a socializzare, di assaggiare piatti tipici e di stare insieme in allegria e in pace.